Movimento 5 Stelle dice no al trattato CETA, il trattato di libero scambio tra Italia e Canada, e lo abbiamo fatto per vari motivi, in particolare perché è uno degli ennesimi trattati che ci vengono imposti o dal governo o dall'Europa, ad esempio, e nei quali non è possibile assolutamente fare nessun tipo di intervento politico, non viene fatta una condivisione, ad esempio, con i cittadini e con i veri portatori di interesse. Quello che abbiamo chiesto invece in Commissione Affari Esteri è stato di entrare nel merito del documento, quindi abbiamo chiesto delle audizioni, audizioni che hanno confermato le nostre perplessità e le hanno confermate a tutti i membri della Commissione. Questo però non ci è stato dato seguito, non ci è stato dato ascolto, quindi noi continueremo nei prossimi giorni la nostra battaglia nell'Aula del Senato per dire no a questo trattato che sicuramente lederà non soltanto la nostra agricoltura ma la nostra economia in genere, quindi no al trattato di libero scambio tra Italia e Canada. Il CETA, il trattato di libero scambio con il Canada, e si prevede che avrà effetti devastanti sulla nostra agricoltura, non solo perché consentirà l'importazione di prodotti agroalimentari di bassa qualità e di basso prezzo, quindi sbaragliando la concorrenza, ma anche perché farà da triangolazione per le merci americane, quindi sarà un TTIP mascherato. Il CETA è stato discusso in Commissione Agricoltura in una sola giornata prima dell'estate e il relatore è stato il Presidente Formigoni, che tra l'altro è condannato a 6 anni per truffa senza attenuanti a causa della condotta estremamente spregiudicata. Quindi immaginate chi è il relatore di questa ratifica. Nei prossimi giorni lo vogliono approvare in aula in estrema velocità senza che il Parlamento abbia avuto modo di approfondire i dettagli di questo trattato e gli effetti sul nostro agroalimentare. Quindi noi cercheremo in tutti i modi di fermarlo, non vogliamo la ratifica del CETA in questa legislatura, che ci sia il tempo di discuterne e sarà il prossimo Parlamento eventualmente ad analizzare la ratifica di questo trattato. Quindi stop, CETA non deve passare in aula, non deve essere ratificato. Mentre la Francia chiede ai massimi esperti in materia di valutare il CETA e il Belgio addirittura fa ricorso alla Corte Europea di Giustizia, in Italia si accelera la ratifica. Le associazioni, i movimenti che si battono contro queste liberalizzazioni selvagge del commercio, in realtà chiedono alla politica italiana un gesto di responsabilità. Chiedono di riaprire la discussione, di fare meglio i conti, di valutare gli effetti della Brexit. Ci vuole tempo per un'operazione di questo tipo e noi non lasceremo i parlamentari soli a decidere del nostro futuro in uno scorcio di legislatura. Pensiamo che la prossima legislatura e la campagna elettorale siano il momento migliore per riflettere su quale posizione vuole avere l'Italia in Europa rispetto ai suoi principali partner commerciali. Per questo noi non lasceremo soli i parlamentari in questi giorni. Chiediamo che il provvedimento di ratifica esca dalla discussione del Senato, esca dall'agenda. Lo faremo con Twitter, email, telefonate. Non li lasceremo mai soli, è una promessa. Il CETA si deve fermare.